Intanto mi vorrei riallacciare a fare un pochino di storia questa sera, un pochino di storia e poi dare un pochino di nozioni, non perché io sia così presuntuosa da voler insegnare qualcosa a qualcuno, ma perché oggettivamente parlare oggi di transessualità e transgender significa parlare di un argomento poco trattato, maltrattato e sostanzialmente scarsamente conosciuto. Perché vorrei fare un po' di storia? Ma anzitutto mi va di ricordare che 25 anni fa essere transessuale o transgender significava andare incontro al carcere, al manicomio. Significava non poter più votare, significava essere privati dei diritti civili più elementari, solo 25 anni fa. A differenza degli amici gay e lesbiche, noi persone transgender siamo previste e previsti nell'ordinamento italiano ormai da 25 anni. Perché c'è una legge, che è la 164 dell'82, che è la legge che tutt'oggi regola e norma l'iter di cambiamento di genere. E dopo vi parlerò di questa legge, perché da lì poi posso spiegare tutta una serie di dinamiche che ci riguardano, ovviamente. Quello che mi va di ricordare, pensando a 25 anni fa, è che nel momento nel quale il movimento transgender lottava in Italia per ottenere la 164,